Buongiorno, oggi siamo tecnologici. Secondo episodio, andiamo a Cortina d'Ampezzo, lago di Misurina, ecco, vedete il lockdown che effetto fa. E torniamo indietro, saliamo per Falzarego, Valparola, Gardena e Sella, riscendiamo a Canazei e poi proseguiamo per Cavalese, ma vi lasciamo al video. Iscrivetevi al canale, qualche like se vi piace e anche qualche domanda, qualche commento, a noi fa piacere. Ciao! Per il passo Giau scendiamo a Pocol, poi Cortina d'Ampezzo per arrivare al lago di Misurina. Dove siamo, amore? Siamo al lago di Misurina. Bellissimo. Ah? Siamo scesi dal Giao, direzione Cortina e poi Misurina. Dov'è la nostra Lei è montagna? bello, questo rete là. Eccola. È il divieto di transito, quindi si è fermata. Bellissimo. Eh? Siamo al lago di Misurina, adesso breve pausa pranzo, una pizza in due e poi ritorneremo per la stessa strada, ma al bivio gireremo per il Falzarego. Lasciamo il lago di Misurina, ritorniamo fino poco dopo Pocol, all'incrocio proseguiamo dritto in direzione Falzarego. Thank you.
passo Falzarego, quarto passo della giornata, 2109 metri. Come molti di voi sapranno, qui si svolta a destra, come vedete, direzione Valparola, 2168 metri, quinto passo della giornata, e vi facciamo vedere, anche se dalla strada solamente, il Museo della Guerra. Andiamo dal Valparola, passiamo dalla Villa, Corvara, Colfosco e iniziamo il Gardena. Grazie.
Passo Gardena è il sesto di oggi, il penultimo, 2121 metri, per noi paesaggisticamente il più bello. Settimo ed ultimo passo della giornata, il Sella, 2218 metri, giornata stupenda. Scendiamo a Canazei e proseguiamo per Cavalese. Buongiorno, benvenuti, episodio 2. Ma